Non ho mai fatto niente. Liberaci dal male, amen.
per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Benvenuti a Madonna della Neve. Finalmente, dopo oltre un anno, restituiamo alla Madonna, alla Chiesa, alla parrocchia, questa bellissima chiesa. Vi confesso che l'emozione c'è ed è anche molto forte, perché tutti abbiamo conosciuto questo posto com'era. Oggi credo che sia stata una sorpresa positiva trovare questa bellissima chiesa, questa bellissima facciata recuperata, restaurata, e quindi di nuovo disponibile a tutti voi, disponibile quindi pronta per il culto della nostra fede, e quindi questa è la cosa più importante. E in questo mi preme ringraziare e salutare l'onorevole Luigi Ingannato, ex assessore ai lavori pubblici della Regione Calabria, che ancora una volta, come sempre, è presente in mezzo a noi ed è stato sempre disponibile con noi. Ed è dovere da parte mia dire come realmente, ancora una volta lo ripeto, come realmente si è verificato questo intervento a Madonna della Neve, perché è nato nella spontaneità totale. Da una visita programmata in questo bellissimo luogo, come dire, è partita l'idea all'onorevole, perché è proprio rimasto affascinato da questa chiesetta che si trovava temporaneamente aperta, così com'era, in questo posto collocata da tutti i punti di vista, e anche in modo particolare dal punto di vista paesaggistico, da una parte il mare, da una parte la montagna. E con molta semplicità e spontaneità dice: ma noi questa chiesetta la dobbiamo recuperare, perché si vede che ha bisogno di un intervento serio. Io ho detto: no, se lei veramente ha questa buona volontà, dateci una mano e realizzeremo quello che in questo momento lei sta esprimendo. Così è stato, l'impegno c'è stato, oggi lo vediamo, e quindi oggi tutti contenti restituiamo questo posto a tutti quanti in un modo così bellissimo. Termino, ringrazio di nuovo l'onorevole Ingannato, ringrazio Don Mario per come ha organizzato anche il ritorno della Madonna. Queste sono tutte le chiavi di Madonna della Neve, dal portone d'ingresso a tutte le stanze, a tutte le stanze. Significa che domani, da domani, Don Mario, come sempre fatto, curerà questa struttura di Madonna della Neve. Intanto vi ringrazio per avermi invitato, perché essendo un cittadino semplice oggi, presente a Cosenza, cittadino di buon vicino onorario,
il sindaco ha voluto che io fossi qua stasera a festeggiare questo evento importante. Io lo ringrazio per questo. Ha ragione, questa cosa nasce così spontaneamente. Io venni addirittura, se non ricordo male, nel 95, quando non me lo vedevo, insieme a Cerco Biondi, in un'occasione c'era la festa con i ragazzi che facevano musica con le fisarmoniche, ricordo quell'occasione. E quel posto mi ha lasciato un po', come dire, con la mare in bocca, perché avere posti belli in Calabria e non valorizzarli significa fare un danno alla nostra comunità. E poi, come raccontava il sindaco, ci fu quell'occasione, avendo il potere in mano e quindi esercitando un potere, realizziamo questo desiderio della Chiesa, dei cittadini, ma dico della comunità complessiva. Oggi si inaugura, è un bel lavoro, quasi come l'avevo visto io questo posto, così bello, rinfrescato, attraente, con l'accesso più comodo, con le luci, di notte è bellissimo, l'ho visto insieme al sindaco il mese di agosto, è molto bello questo posto. E quindi un luogo dove noi dobbiamo fare in modo che ci sviluppi attorno un interesse. Realizzato, forse abbiamo fatto a metà. Io vi posso dire che la mia attività in questi 5 anni, se sarò chiamato a inaugurare tutte le opere che ho finanziato, camperò almeno 350 anni. Io potrei concludere subito con una sola parola: grazie. E direi già tutto. Però qualche altra parola ci vuole. L'onorevole ha parlato di identità, eccetera, di 100 anni, 200 anni. Io dico che qui c'è di più di 100 anni e 200 anni, c'è più di 1000 anni. E il motivo è questo, anzi molto di più, perché attraverso il sentiero che passa giù c'è la via che va a Sibari, e questa era la via che congiungeva Sibari con Laos. Perché poi è una delle domande che mi fanno spesso la gente che viene da fuori: ma qui nevica molto? Ho detto no, veramente non nevica molto. E perché allora hanno dedicato la chiesa alla Madonna della Neve? Anche qui allora viene ad essere confermato quello che ho detto poco fa, questa nostra identità antichissima. E questa identità antichissima che si lega niente meno al periodo brutto e bello delle invasioni e della discesa dei Longobardi e così via, ecco, degli altri popoli. Perché i Longobardi, in modo particolare, una volta convertiti, portavano avanti la devozione alla Madonna della Neve. Nel 1600-1700 ci doveva essere qui sopra questa chiesa. Penso che già nel 1600 abbiano rifatto la chiesa molto più piccola che era laggiù per farla qui sopra più alta, in posizione più alta, più bella, più ariosa, più visibile, perché ormai la gente era sistemata. È bello e rimarrà bello se tutti quanti noi ci sentiremo impegnati a tenerlo bello. Io no, per il 10%. Un applauso. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo qui riuniti come fratelli di fede per benedire questa forma nuova e questa chiesa rinnovata. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri seguano con docilità la voce di Cristo che proclama: io sono la porta della vita eterna. Fratelli e sorelle carissimi, edificati come pietre vive in tempio spirituale sulla pietra angolare che è Cristo,
preghiamo per la Chiesa sua sposa e rinnoviamo la nostra ferma adesione a lei nella fede. Voi ripetete questa frase: qui è la casa di Dio e la porta del cielo. Qui è la casa di Dio e la porta del cielo. Signore Gesù, pastore eterno e porta dell'ovile, accresci, raduna e proteggi il tuo gregge. Qui è la casa di Dio e la porta del cielo. Thank you.
Marcello e Antonio. L'esibizione del nostro campione del mondo Alessandro, lui ha vinto il titolo Ariete di campione italiano nel giugno del 2007, mentre Arrumo in provincia di Trento ha vinto il campionato del mondo con due brani, il Carnevale di Venezia, che penso tutti voi conosciate, e il Salterello Abruzzese.